Il guadino, non che ne pensi qualcuno, è un'altra parte fondamentale. Ci arrivano delle mail in cui ci chiedono che guadino ha usato Yahoo, che guadino hanno visto usare ai nostri promoter del mare. Io oggi ve li ho divisi fondamentalmente in tre categorie. Quelli a innesti, che vanno per la maggiore nell'agonismo, perché si ha la possibilità di usarli più lunghi, più corti. C'è delle conicità che aiutano maggiormente nella pesca, ma il guadino a innesti è per antonomasia il guadino della competizione. Partiamo con guadini un po' più corti, adatti per il carpodromo, fino ad arrivare allo Scar e al Premium, che nascono da dei kit di Rubasiennes. Immaginatevi la struttura di questi guadini, la leggerezza e allo stesso tempo la robustezza che abbiamo dovuto dare a questo strumento, perché quando si vanno a lavorare carpe le teste di guadino vengono usate sono queste, immaginatevi che sforzo deve fare il guadino. Ve ne ho selezionati di questi innesti solo una piccola parte, sono i new entry del nostro catalogo d'aggiornamento. E sono il DahaForce che nasce in due misure, 4,20 e 5,20, un ottimo compromesso fra la qualità e il prezzo. Il bambù, misura unica, perfetto da carpodromo. Vi faccio notare solo questo piccolo particolare. Siete a lavorare un grosso pesce, non potete smuovere tanto il guadino, perché quando sono grossi si dimenano in maniera strepitosa. Sganciate il pezzo con la testa agganciata, lavorate il pesce e ritornate in pesca. Questo è un particolare che in una competizione ti può aiutare, a forza di minuti si arriva in fondo con un vantaggio rispetto al concorrente. Lo Spessi Plus nasce da un'esigenza, le fisheries, che sono questi carpodromi a pagamento super belli che nascono in Inghilterra. Lì c'è da fare delle, io le definirei mattanze, pescano con tre nasse, quindi cercate di capire la quantità e la qualità dei pesci. Quindi hanno bisogno di vari tipi di guadino e la rigidità del guadino viene data dalla lunghezza del guadino. Quindi si può usare il manico di guadino con questa boccola qui, lo voglio più rigido ma più corto perché pesco con canne più corte, uso la seconda boccola in dotazione. Il Premium e lo Scar sono due fiori all'occhiello che abbiamo rimigliorato negli anni e vi dico, forse lo ripeto, che sono nati da dei kit di Rubasiennes, quindi dalle conicità. C'è qualcuno addirittura ci mette la punta e ci va a frescare con tipo mini Rubasiennes, per intendersi la robustezza del guadino, però la leggerezza è assoluta. Il Premium e il Premium NX è il super leggero, arriva fino a 5,50 m. Due parole le voglio veramente spendere per i manici dei guadini telescopio. Ci sono più affezionato. Perché ci sono più affezionato? Perché al mare, quando si tende a usare sempre per i famosi spostamenti, si cerca di usare manici di guadino. In caso di dirottamento di rotta si abbassa tutto, la testa di guadino rimane attaccata, borsettina e si parte. Da quest'idea nascono due manici di guadino, il Valus e l'Ares. Sono teleregolabili, vale a dire che a seconda della distanza a cui deve andare a ricevere il pesce, tu hai la possibilità di bloccarlo come fosse una canna teleregolabile da trota. E quindi mi sta bene questo manico di guadino, sia se sono a pescare e ricevere il pesce su un piccolo pontile, ma se devo andarlo a prendere da una scogliera, il 5,50, testa di 50-60, posso andare a prenderlo da una scogliera. Quindi ho più guadini in uno. Il Valus è, io mi immagino colui che si cala giù per una scogliera
con tutto nella spalla, quindi ha bisogno sempre del minimo di ingombro e le mani libere. Il valus è la perfezione, rimane tutto in questa maniera qui e lo si può allungare fino a 4,30 m, 4,40 m. E poi ci sono i telescopici per il pescatore pratico. Un occhio di riguardo datelo al Boston. Raramente si riesce a trovare delle misure fino a 5 metri di questa leggerezza con un prezzo veramente contenuto. Il fratello minore è l'Ernest. E poi abbiamo il vecchio e caro Aeron Pro per tutti i pescatori. Un dettaglio che non è da poco: la boccola non è d'alluminio, la boccola è di rame. Non vorrei dire una mostruosità, ma è rame. Perché vi dico questo? L'alluminio a contatto con la salsedine e la testa di guadino si sbriciola, fa una patina che poi fa rimanere attaccato testa e manico di guadino, e tante volte si butta via tutto. E poi c'è il piccolo, il Legon, può essere utilizzato in tante maniere, però specialmente dalla barca, quando si pesca dal gommone e abbiamo bisogno di prendere il pesce, non abbiamo bisogno di manici di guadino lungo, abbiamo in tre misure questo gioiellino, che può servire per esempio anche nella pesca in torrente, quando si pesca con gli stivaloni non abbiamo bisogno di avere certo manici di guadino enormi. Un piccolo particolare, un piccolo spunto che abbiamo preso, ma questo è solo una finezza, diciamo, in questa maniera: i tappi di alcuni dei nostri guadini sono in modo e maniera da non... Non serve più il tappo, non lo perdiamo più il tappo ora. Lo infiliamo dentro e questo è il manico di guadino. Uguale per l'Ernest, uguale per il Boston. È una chicca. Sono stato molto rapido nella descrizione. I tempi di questi filmati sono purtroppo ristretti, se no vi annoiate. Però se abbiamo suscitato in voi qualche curiosità, se avete qualche dubbio, i nostri social, tutti i nostri social, aspettano le vostre domande. Non dovete che farle, i nostri ragazzi vi risponderanno quasi in tempo reale.